Per Luigi Verelli, come ti devo definire innanzitutto? Sono un grande appassionato, un musicista, un ricercatore delle tradizioni calabresi e non solo, ma nello specifico calabrese, visto che sono calabrese. E sono qui a Lamezia, alla Tommaso Campanella, per presentare un progetto di 10 incontri della durata di 3 mesi circa, che avrà luogo con gli allievi della scuola, con alcuni allievi della scuola. Quello che faremo sarà un viaggio, spero molto interessante, all'interno di tutta la ritualità e della cultura musicale e coreutica calabrese, presentando gli strumenti all'interno dei riti che hanno a che fare durante i 12 mesi dell'anno. Progetto nata con i Vacantiando. Sì, i Vacantiando sono un gruppo di persone gentilissime, straordinarie, che ho conosciuto casualmente durante alcuni miei concerti e con i quali ho iniziato a collaborare, ma in realtà grazie a loro, grazie alla loro lungimiranza e alla loro sensibilità nei confronti di questo tema. Quanti ragazzi parteciperanno a questo progetto? Credo 30 ragazzi. Sono stati scelti, c'è stata una selezione? Guarda, credo che in base alle loro attitudini, al loro piacere di approfondire l'argomento, siano stati scelti per questo, perché è un laboratorio che cercheremo di fare in maniera molto molto approfondita e molto seria, affinché i ragazzi alla fine degli incontri possano avere le informazioni base, le informazioni più importanti per capire e conoscere il corredo musicale e coreutico della loro regione. Noi viviamo un momento particolare con la chiusura di tutte, diciamo, le strutture dove si può fare musica, sport, ed è stata scelta appunto al Tommaso Campanello questo auditorium che è molto bello, tra parentesi. Sì, sì. Tu, come esperto musicale, diciamo, come si presenta questo teatro proprio per questo progetto musicale? È sicuramente un luogo estremamente adatto sia per questioni estetiche che acustiche e anche per le questioni, diciamo, tecniche. Un teatro è sempre un luogo magico, un teatro è un luogo di cultura, è un luogo d'arte, è un luogo di creatività, quindi sono sicuro che con i ragazzi sul palco che vedrete, che alle mie spalle, saremo in grado di divertirci tanto e soprattutto di fare un'esperienza di crescita per tutti, me compreso. L'ultima domanda che volevo farti: appena sono arrivato io ti ho chiamato maestro, tu sei stato molto umile, io non sono un maestro di niente. Cosa possiamo definire, come lo possiamo definire appunto per Luigi Verelli? No, più che altro non è una questione di umiltà, è una questione di correttezza ed è una questione di sincerità. Non sono un maestro perché credo che il maestro sia una persona che è arrivata a un livello di consapevolezza e di espressione di conoscenza della propria vita molto elevata, e quindi non sono, tu essendo giovane, un maestro. Non credo sia solo una questione di età. Abbiamo avuto nella storia dei maestri anche molto giovani. Per primo ricordiamo che Gesù è morto a 33 anni, quindi era molto giovane. Lui sì che è stato un maestro, come tanti altri. Complimenti. Io sono un musicista, un ricercatore, un appassionato. Complimenti per la tua umiltà. Abbiamo che c'è uno strumento qui, sì, vicino. Chitarra battente. La possiamo prendere, vediamo come funziona un secondo. Spero sia accordata, perché più o meno sì, è la chitarra tradizionale calabrese. Vai, calabrese. Qualcosa? Vai. Esce la prima sì, e posa nostra, Grazie. Grazie a voi, scusate il raffreddore. Prese di Giovanni Martelli, insomma, iniziativa bellissima qui al Tommaso Campanella. Voi avete accettato subito l'invito da parte dei Vacantiando per questo progetto che coinvolgerà la vostra scuola, il vostro istituto? Sicuramente sì. E allora, intanto noi diciamo che abbiamo liceo musicale, quindi è normale che se ci si sposta sulla musica etnica calabrese, quindi la musica popolare calabrese, non potevamo non accettare. E quindi questo sarà un arricchimento per i nostri ragazzi. Saranno scelti dei gruppi, degli studenti del liceo musicale, e collaboreranno con il maestro Verelli con questo
etnomusicologo, musicista, quindi. Ed è molto bello questo, perché credo che oggi viviamo in un'epoca di globalizzazione, quindi di omogeneizzazione culturale, di appiattimento culturale, ed è importante andare a riscoprire le nostre origini, le nostre radici, la nostra identità culturale, che anche, cioè, se andiamo a riscoprire per esempio il cibo, dobbiamo anche riscoprire la musica. Questa è la musica dei nostri antenati, è una musica che li ha aiutati a lavorare, a passare il tempo, a divertirsi. Prima il maestro ha fatto sentire quella canzone, diciamo, quel pezzo, e in effetti quello è una quasi una specie di serenata all'innamorata. E, credo che, voglio dire, in tutto il mondo c'è questo ritorno alle origini, alle proprie origini musicali, quindi la musica etnica mondiale è diversa, perché ognuno poi attinge al proprio vissuto culturale, al proprio vissuto personale. E sarà una bella occasione per i nostri ragazzi, perché voglio dire, noi non potremo avere futuro se non guardiamo un po' all'indietro di quello che siamo stati. Cioè, se vogliamo andare avanti bisogna sempre ogni tanto voltarsi indietro. Nico Morelli, presidente dell'associazione Vacantusi, insomma, questo progetto dei Vacantiando, diciamo, nato con per Luigi Virelli, come nasce e la scelta proprio dell'auditorium magistrale? Allora, intanto buongiorno, saluti gli spettatori della tua televisione, grazie per l'intervento. E noi siamo qui oggi a presentare finalmente la Lamezia, è il primo momento, voglio dire, ufficiale sulla Lamezia Terme. Facciamo una conferenza stampa su un laboratorio che fa parte del progetto Vacantiando 2018-19, copartecipato e cofinanziato con la Regione Calabria nei fondi PAC 2017-2020. Questa era già una idea che era già partita l'anno scorso, perché già qui siamo stati con un laboratorio teatrale presso l'Istituto Campanella. Quest'anno abbiamo pensato, insieme al dirigente e ai docenti della scuola, di rafforzare quello che è il corso coreutico, perché quest'anno per il primo anno la scuola ha questo nuovo corso, è quello che è il corso musicale, utilizzando la bravura, la maestria e la disponibilità di Pierluigi Virelli, che è un musicista calabrese che ha girato il mondo e che ha deciso poi di tornare in Calabria, e questo gli aveva dato merito, di utilizzare la sua disponibilità per finanziare questo corso che durerà circa 2 mesi. Oggi ci sarà la presentazione, e che il 23 marzo, insieme ai ragazzi che parteciperanno, avremo una performance finale di cui saremo poi ospiti nel sentire e nel godere delle sue bravure a fine percorso. Quindi per noi è un onore, un piacere ricollaborare con l'Istituto Campanella, portare qui questo maestro. Io lo chiamo maestro, lui non vuole essere chiamato maestro, ma sono contento, insomma, che partiamo oggi, che avremo questo percorso da fare insieme. Quindi complimenti a tutti quanti per aver dato la possibilità di poter essere qui oggi a presentarlo. Il laboratorio verrà svolto nella scuola, quindi nelle aule, diciamo, dell'istituto. Sì, diciamo che è un progetto che alla fine avrà delle grandi soddisfazioni, anche perché i ragazzi costruiranno uno strumento musicale nel corso del percorso, e quindi ritorneranno a vedere quello che la pastorizia agricola calabrese esprimeva con degli strumenti rurali, umili, trovati magari con delle piante, con degli stralci di alberi, e costruivano gli strumenti che poi suonavano insieme ai pastori, insieme agli animali, le pecore, le capre, le mucche, durante il loro pascolo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Insomma, Giovanna Villella, nonché responsabile di tutto il progetto comunicazione dei Vacantusi. Insomma, questa è un'iniziativa veramente molto bella. Rientra nel solco della tradizione di Vacantiando, in ogni caso, perché questo progetto, che è un progetto beneficiario dei fondi della Regione Calabria per il triennio 2017-2020, è in realtà una piattaforma culturale. All'interno c'è una
una rassegna teatrale, ci sono percorsi enogastronomici e ci sono laboratori teatrali che vengono realizzati con le scuole del territorio lamentino. Quest'anno, per la seconda annualità consecutiva, abbiamo rinnovato questa alleanza con l'Istituto Superiore Campanella. Lo scorso anno è stato realizzato un musical, quest'anno invece il laboratorio è più centrato sul discorso teatrale musicale. E sarà condotto dal maestro Pierluigi Virelli, che è un etnomusicologo, un ricercatore etnografico, e la sua particolarità sta nel fatto che dopo aver vissuto tanti anni all'estero e tante collaborazioni, aver fatto tante collaborazioni con personalità di livello internazionale, è tornato in Calabria per recuperare i suoni antichi e obbligati della regione. E lui ha vissuto, la sua ricerca è condotta sul campo, lui ha vissuto a stretto contatto con il mondo agropastorale calabrese, e questo gli ha consentito non solo di apprenderne il repertorio, ma anche la tecnica di costruzione degli strumenti e la loro funzionalità sociale. Tant'è vero che ascoltare e assistere ad un suo concerto seminario è un'esperienza meravigliosa, perché ti conduce per mano in questo paesaggio sonoro delle Calabrie, ed è un po' come lui è un cercatore delle memorie sonore arcaiche della Calabria. Grazie Giovanna. Grazie a te.